sentire questo video normale. Sembra strano dirlo, però mi guardo allo specchio e mi ricordo di essere cinese. Essendo nato in Italia, studiato sempre qua, in Cina sono andato solo durante le vacanze. Allora, parla di una persona che è nata in Italia, quindi, però, da quello che ho capito e quello che si capisce, i genitori sono cinesi, quindi molto probabilmente parlerà cinese, oltre ad avere un aspetto asiatico, e lui dice lui stesso va in vacanza in Cina. Se come vacanza, effettivamente, non ho mai vissuto lì. Non ha mai vissuto, ok. Ma questo non vuol dire niente. Cioè, vuol dire qualcosa, ma non è che vuol dire tutto. Ancora in testa il fatto che effettivamente dall'esterno, visto da una persona esterna, se non apro bocca, sono cinese. Da un esterno, uno vede che è orientale, non è che secondo me potrebbe essere coreano, cinese, giapponese. È una cosa strana, però non so se ti è mai capitato, però... No, più che altro sei inserito tra magari tutti i compagni di classe italiani. Esatto. Ci parli, ci interagisci, diventate amici. È ovvio che se io sono una persona anche occidentale, di origine, diciamo, occidentale, quella che chiamano bianco, andassi in Cina, e io da quello che so, lì c'è molto più, fa parentesi, non direi, diciamo, razzismo, distinzione, non ti accettano in quanto occidentale bianco come cinese. E ho visto tanti video di queste cose qui, o almeno c'è molta più persone che non ti considerano mai giapponese o cinese là. E non c'è niente di male, perché è ovvio che se io vado in Congo avrò difficoltà, anche se fossi nato là, però a meno che è un paese, diciamo, tipo Sudafrica, dove c'è un'altra percentuale di bianchi, ma diciamo che se vado lì è ovvio, ma fa parte della vita, è normale, cioè è la realtà. Dice tutto, il fatto di essere cinese secondo me passa in secondo piano, te lo dimentichi anche tu. Cioè, non so da te, ma da me ad esempio elementari, alle medie non c'erano cinesi a scuola. Te invece, tu sei sempre stato... Da me ero praticamente l'unico, forse su allora, se fosse questa cosa irrilevante, scusate, ma perché ne parlano? È ovvio che se ne parlano è un argomento di cui se ne può parlare, ok? Cioè, è un argomento interessante. Sì, tu sei sempre stato... Non proprio un problema, ma insomma, una questione. Era un altro... Pochi, comunque, eravamo ancora pochi. Sembra strano dirlo. Allora, avendo detto ciò, comincia la rizza, di commenti politicamente corretti. Per cui queste persone sono italiane al 100%. Sì, la nazionalità probabilmente italiana, non lo so, perché so che in Cina o hai la nazionalità cinese e se perdi quella cinese... non puoi avere due nazionalità, quindi probabilmente avranno quella italiana. Ma è ovvio che hanno anche un altro aspetto culturale che li rende diversi. Non c'è niente di male. Scusate, ma allora gli ebrei non esistono? Scusate, esistono solo Israele? No, perché se conta solo il paese dove sei nato e cresciuto, questi sono nati e cresciuti in paesi occidentali, eppure evidentemente la cultura della famiglia conta, o no, o con chi ti relazioni. Uno può stare in Italia e relazionarsi sempre con altri cinesi e quindi mantenere forte un'identità culturale, culinaria, quello che cacchio vi pare, cinese, oltre che linguistica. No, sono uguali a noi, no! Non sono uguali a noi, come un ebreo... è diverso perché anche quell'aspetto, sei un ebreo osservante, poi se non mi frega un cazzo è solo un antenato, però è ovvio che se loro, gli afroamericani, ci tengono e hanno una loro slang, cioè questo non è essere razzisti, perché sono le stesse persone che ci tengono a avere da una parte parlate di diverse identità o mondo a colori e poi volete che chi è nato in Italia sia italiano uguale a tutti gli altri. Sì, è italiano uguale a tutti gli altri, però ha anche un aspetto diverso della personalità. No, è uguale a tutti. Ma scusa, ma se io ho due genitori cinesi e vanno in vacanza in Cina e in famiglia si respira cinese, per modo di dire, aria italiana, però aria cinese in modo figurato, è ovvio
che non sono diverso da, sono diverso da un altro italiano che non, questo non vuol dire che quello è meno italiano. Noi dobbiamo sempre andare a vedere chi più, chi meno, perché questa cosa è woke, allora no, non lo considero italiano, sono razzista. No, non è questione di essere razzista, è questione di guardare la realtà senza i paraocchi dell'indottrinamento. Avendo detto ciò, cominciano i commenti, perché un certo Winston Churchill, che pare sia una donna, perché dovresti ricordarti di essere ucciso? Sei nato e cresciuto in Italia, sei italiano? È ovvio che è nato e cresciuto in Italia, e quindi avrà il passaporto italiano, parla italiano, è italiano. Ma c'è anche un altro, ok? Ecco perché. Allora perché chiamate le persone italo-americane? Non esistono gli italo-americani. Sono nato e cresciuto in America, sono solo americani. Cioè, ci arrivate a questa cosa qui o no? Perché queste persone hanno paura, si chiama woke perché sono svegli, desti a qualsiasi cosa. C'hanno praticamente questa coda di paglia lunga un chilometro. Sei italiano, può tutto in maiuscolo. Io scrivo, intende l'aspetto fisico ovviamente, avrebbe potuto dire orientale. La gente mi vede come orientale, poi dai, siccome la maggior parte di questi che stanno in Italia sono cinesi, danno scontato perché è cinese, ma solo per approssimazione. Ho capito, allora inizia, io parlo di, ho messo questo intendo l'aspetto che ovviamente avrebbe dovuto dire orientale, forse, questo dico io. Questa Winston Churchill comincia questa ridda di commenti assolutamente senza senso, cioè il senso l'ho capito, è loro che vanno così, hanno paura che qualcuno non li chiami assolutamente italiani perché è razzista, no, non c'entra un cazzo. Ho capito cosa intende, ed è per questo che ho ripetuto che essendo nato in Italia e cresciuto in Italia è italiano, scritto maiuscolo, da gafoni scrive da maiuscoli, è come gridare. Lui dice di essere cinese, chi sei tu per smentirlo? Cioè lui lo dice così, scusate. Però mi guardo allo specchio e mi ricordo di essere cinese. Mi ricordo di essere cinese, lo dice lui! Mi ricordo di essere cinese. Cosa intende? Intende dire che l'aspetto suo fisico è interpretato come cinese e non è del tutto errato, perché lui è d'origine cinese, i genitori sono cinesi e va in vacanza in Cina, quindi ha anche un aspetto cinese. Non sarà come me che non parlo una parola di cinese e non sono mai stato in Cina. Scusate che ho perso adesso. Un altro ha scritto, hai geni cinesi, ma sei nato e cresciuto qui e sei italiano. Non è così semplice. Se parlate di cultura, siccome il primo imprinting culturale che tu hai è con tua madre, tuo padre, la famiglia, l'anima degli mortacci vostri, e conta quello o non conta un cazzo. Certo, adesso vogliono che tutto faccia lo Stato ti dice se sei uomo, sei donna, la famiglia non vogliono che conti un cazzo. Sì, ho detto che sono parzialmente inglese, quindi voglio dire, se qualcuno che sono italiano e sono inglese. Ah, sentite questi. Nessuno ti trattiene, vai dove ti pare, il mondo così grande troverai la tua colazione. Perché nessuno mi trattiene? Che cazzo vuol dire? Ma torniamo, questo è uno degli innumerevoli commenti a CDC, a cavolo di cane. Adesso cominciamo questa ridda di commenti da questa Winston Churchill. 33 risposte,
aveva un'altra persona, tutti questi nomi. Sono convinto che il suo fosse un discorso di inclusività. Non sono i connotati che fanno te in cinese o in italiano, ma la cultura. E lui sta facendo esattamente il contrario, sta dicendo che lui vede i suoi connotati e si riconosce come persona orientale e le altre persone lo vedono come orientale, anche se lui talvolta spesso se ne è dimenticato. Non ci vedo io questi grandi discorsi di razzismo, di... È una considerazione. Orientale? Ma tra i coreani, i vietnamiti, i thailandesi, i cinesi, i giapponesi c'è una bella differenza, tutti uguali per te. Beh, certo, uno che sta molto al nord e uno che sta in Vietnam, quello in Vietnam sarà un po' più scuro. Ma che, certo che, ma secondo voi, ogni cinese del nord, diciamo, o coreano, distingue, se, così, magari può essere il modo con cui si atteggia, gli abiti, ma in una situazione neutra, seduto, quello capisce se quello cinese, no, non sono tutti uguali, ma sono tutti uguali neanche fra i cinesi e i giapponesi fra di loro. Ma io non distingo un italiano da un greco, o uno spagnolo, o un portoghese, né quello medio. Che cazzo, certo che... anche perché non è che questi sono... c'è stato uno scambio di culture, ci sono giapponesi che sono andati a vivere in Cina, cinesi che sono andati in Giappone, non è così... no, sono tutti uguali per te. E questi vedono subito il razzismo, sono tutti uguali per te, è orientale. Certo è orientale, proprio perché cinese... proprio perché non riesco a distinguere se uno è cinese o giapponese, una persona se non parla, dico, quello è orientale, come un africano, no. Ma te quello del Congo è diverso da quello della Nigeria. Che cazzo ne so? Certo, uno dell'Etiopia è molto diverso, quelli sì. Però, voglio dire, ma di cosa cazzo stiamo parlando? Sono tutti uguali per te. Per te invece li distingui tutti, guarda, ti metto un cinese, un giapponese, un coreano e tu mi dici chi è cinese, giapponese e coreano. Ma va. Ah, ma sembra che hai problemi di... cominciamo con politicamente. Hai problemi di comprensione? Cioè, dimmi che secondo te non ho capito un cazzo. Lo accetto di più, hai problemi di comprensione. Ma che cazzo sei tu di che hai problemi di comprensione? Lui dice che lo specchio, che è lo specchio, dunque sulla mente a ricordargli che è cinese. Perché lui si sente italiano. No, non ha detto che si sente italiano. Ha detto sono cinese. Scusate. Ha detto sono cinese, risentitelo. Lei sta cercando di interpretare in modo politicamente corretto o woke un discorso normale di cui una persona dice sì, io sono nato in Italia. Non lo dice, ma implicitamente mi sento italiano, ma c'è una parte di me che ricorda gli altri. E poi mi ricordo a me stesso che sono cinese, vorrei dire anche cinese, e non c'è nulla di male. No, vogliono farlo diventare italiano, è italiano! No, ma io, veramente i miei genitori sono cinesi, no, sei italiano come me! No, non è italiano come lei dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista fisico. Ha qualcosa di differente, è normale. Secondo voi una persona metà di un'altra nazionalità, anzi completamente dei genitori di quell'altra nazionalità, questa cosa è ininfluente? Allora ragazzi, leviamo tutte le comunità ebraiche perché sono tutti nati e cresciuti in Italia e loro vogliono stare, ci sono comunità ebraiche, allora che va a dire no, tu non sei ebreo, sei come noi. Ma vi rendete conto dell'assurdità? Ma se una persona è di etnia cinese ed è nata in Italia, avrà una cultura parzialmente differente, lo capisce pure un deficiente. Non è che nessuno dice no, siccome sei cinese non puoi essere italiano. Parla italiano, è nato in Italia, è italiano. Ma la realtà non è bianca e nera. Certo, sul passaporto c'è italiano, ma poi è molto più complessa di questo. Però, voglio dire, non è che ci attribuiamo tutti a questo. Poi dice che è un insulto, invece dire a una persona ha i problemi di comprensione è sempre colpa degli altri, ovviamente. Lui dice che è lo specchio, dunque se ti venite a ricordargli che lui non dice queste parole,
lui dice delle cose, vuoi citare una cosa, cita, poi dai la tua interpretazione completamente a cazzo di cane. Il mio concetto è, se tu sei nato e cresciuto sempre maiuscolo per urlare, perché queste persone sono passivo-aggressive, sono questo, in un paese, cioè quelle persone che ti insultano, ti fanno passare perché dino, ma non te lo dicono direttamente, te lo vogliono far capire, poi ti dicono pure passa una buona giornata. Sono i peggiori. È palese che viva lo stile di vita di Liano. No, non è palese per niente. Non è palese. Perché una persona di religione ebraica in certe cose non vive lo stile di vita italiano, perché magari il venerdì fa le cose ebraiche e non va la domenica a messa, non gliene frega niente la domenica. È normale. Ma una persona magari di religione musulmana che è nata in Italia, secondo voi il Ramadan è una cosa tipica, è lo stile di vita italiano? No! Cominciate ad aprire il cervello, cazzo! Non sono ovviamente a fare nazionalità, ma chi cazzo l'ha detto? Però in questo caso, la sua origine cinese, siccome il cinese la Cina è un paese abbastanza omogeneo etnicamente, almeno dai tratti orientali, le due cose coincidono. Se fosse stato americano o in posti abbastanza mescolati, spesso anche in Sudafrica ci sono neri e bianchi, sarebbe un altro discorso. Ma la Cina è così, è come la Nigeria. Fatemi una ragione. Ci sono posti dove quasi tutti sono orientali, ci sono posti dove quasi tutti sono neri. Cazzo! Ma la nazione dove sei nato e cresciuto, chi lo nega? Che cazzo? Siete voi che negate che l'origine etnica e culturale dei genitori abbia un minimo effetto sui bambini. Cioè, una persona ha entrambi i genitori. Io ho visto tanti dei video di una americana che vive in Giappone, e molta gente che aveva i genitori americani, è nata in Giappone, vissuta in Giappone, diceva apertamente che loro erano anche americani, perché parlavano un inglese americano perfetto e avevano un aspetto della loro personalità che era diverso. Ma io ho visto, cioè, prima di parlare le cose le so. No, per questo è diverso. Cioè, io ho entrambi i genitori del Congo. Vado in vacanza a Congo, però io del Congo non c'ho un cazzo, sono al 100% italiano. E il fatto che abbia entrambi i genitori del Congo, che magari mi parlano nella loro lingua e mi fanno il cibo, cucinano il cibo tradizionale del Congo, questa cosa non conta un cazzo, perché i genitori non contano. Tant'è vero che si dice lingua materna, non si dice lingua dello stato in cui sei nato, però. A questo punto mi sono rotto il cazzo, e lo dico perché non sono un ipocrita. È rotto il cazzo. D'altra parte, chi ha problemi li ha davvero proietta sugli altri. Hai provato a rispondere in modo. Ho provato in modo a rispondere in modo civile, a presentare un argomento logico, ma sei un indottrinato, un'indottrinata politicamente corretta, non rispondono mai su questo fatto, non sanno neanche che vuol dire. Sono indottrinati, ma non sanno cosa vuol dire essere indottrinato. Che ragiona per stereotipi tuo, woke. Tutto ciò non funziona, per favore non scassare più la minchia. Beh, io sono, ve lo dico chiaramente, se mi sono rotti i coglioni ve lo dico. Poi PS, cazzo, sai la differenza fra nazionalità e identità? Perché a me sembra che si parlasse di identità e non di nazionalità. Identità cinese, identità vietnamita, identità. Un altro, Amara Lavey. La tua identità. Queste hanno un concetto nel cervello, è sempre quello, ripetono. Come quelli. O invasore, invaso. Invasore, invaso. Sono degli invasati, come quella cosa di, no? Tutto. Altre considerazioni non contano. La tua identità è nata dove nasci e cresci. No! La tua identità è nata con chi ti relazioni. Se io sono nato in un carcere in Turchia, mia madre è italiana e mi ha tenuto là, e che ne so, da bambino, poi sono stato sempre in Turchia, tenuto da mia famiglia italiana, io non sarò mai turco, anche se sono nato e cresciuto in Turchia. Non è l'aria! È ovvio che se sono in Turchia è probabile che io parli turco e assimili la cultura turca. È una situazione normale, ma ogni persona ha una situazione differente. Ok?
Se io rimango fino a 20 anni a casa dei miei genitori, che i miei genitori non sono italiani, non sarò uguale con uno che uno è nato e cresciuto in una famiglia italiana e entrambi i genitori italiani. Non sto facendo una questione di quello è meglio e quello è peggio, è un dato di fatto. In Francia ci sono intere generazioni di persone che non si sentono francesi come gli altri francesi perché sono di origine araba e non sono stati assimilati. E si sentono musulmani, non tutti, alcuni saranno assimilati, ma molti non lo sono. E questa è la prova, proprio che non è così, non funziona così. Può essere nato e cresciuto in Italia identificato come eschimese, è un problema tuo. Non c'entra un cazzo, perché questo è veramente cinese di origine. E i suoi genitori sono cinesi, e vai in vacanza in Cina, non si sta identificando come un eschimese. Ma che cosa cazzo sta dicendo? Non puoi scegliere dove nasci e cresci. Che cazzo c'entra? Sto dicendo che ci sono i genitori e la cultura dei genitori, forse anche i nonni, forse anche la famiglia. Plasmerà la tua identità per sempre. Non è vero, il contesto può essere anche il primo contesto in cui dove cazzo vivi è la tua cazzo di famiglia. È chiaro? Se tu sei nato in una famiglia inglese che anche sta in Giappone, fino a 3 anni e mezzo, 4 anni e mezzo, tu parli inglese in famiglia, poi dovrai assimilarti quando vai a scuola con gli altri che parlano solo giapponese. Ma noi è cresciuto in Giappone, è nell'aria, ma cosa cazzo diciamo? Plasmerà la tua identità per sempre. Certo, siamo. Non è vero che plasma l'identità per sempre. Perché noi siamo... Certo, quello dei bambini, la prima parte della vita è abbastanza importante, ma anche altre successive fasi della vita. Cioè, io sono stato in Grecia, ho avuto a che fare con Grecia e mi ha cambiato su alcune cose. Poi magari sono ritornato normale, ma se tu sei esposto costantemente a un'altra cultura, per esempio parlo inglese, certe cose che penso e che faccio sono un influsso anche dalla mia cultura anglosassone. Non c'è un cazzo da fare. No, sta in Italia. Non è vero, io agli appuntamenti arrivo puntuale. Non falto la fila, non voglio che non chiedo di saltare la fila e non faccio passare nessuno se mi fa saltare la fila. Faccio la fila, arrivo, aspetto. Gli italiani hanno un'altra mentalità. Eppure sono nato e cresciuto in Italia. Non sempre. Aspetto io, cosa minchia vuol dire? Sai mettere insieme una frase? Ah, quell'altro, soggetto e verbo. Allora io scrivo alla signora Winston Churchill. Ma cosa cazzo scrivi? Quindi non si identificano i cinesi così a cazzo. Hanno i genitori cinesi, passano le vacanze in Cina e parlano cinese. Arriva Amara Lavey. Ma sai leggere? Ah, sempre può. Invece di dire non hai capito... Io nel primo commento mi sembra di essere stato chiaro e non sono stato il solo a darti retta, reiteratamente sul concetto che pare tu non comprenda. Ma io comprendo che voi non capite un cazzo di come si sviluppa l'identità di una persona, che è data dalla famiglia e la società. E ora, se ci sono una grande comunità di immigrati, spesso una persona può vivere con una realtà parallela dove ha a che fare spesso con cinesi, per cui può stare, io so, avendo vissuto in America, può stare in un paese 40 anni, non aver assimilato la cultura e la cosa, magari hai vissuto i primi 15 anni in un altro paese e questo ti ha influenzato di più, dipende con chi ti relazioni, da tante cose. Su tutto però, cioè tutto proprio inaccettabile, però loro inaccettabile. Io faccio come cazzo mi pare, dico quello che cazzo mi pare, non devi accettarlo o non accettarlo, io non uso mai la parola accettabile. Vuoi argomentare? Argomenta come sto facendo io. Questo modo di porsi e di esprimersi, buona giornata. Perché mi auguri buona giornata quando mi hai detto che trovi inaccettabile quello che dico? Non lo voglio il tuo buona giornata, perché è un atteggiamento passivo-aggressivo. Vuoi passare per buono? Non sei buono, sei un falso. Non capisci l'italiano? Ecco, non capisco l'italiano. Ragazzi, io non capisco l'italiano. Mi sto esprimendo in cinese. Giustamente parlo di cinese, mi sto esprimendo in cinese. Voi non mi capite perché io non capisco l'italiano, quindi non riesco neanche a parlarlo. E dal livello di insulti nei tuoi commenti,
Ma io insulto chi cazzo mi pare, a parte che non gli ho dato del cretino. Ma hanno rotto il cazzo, non è un insulto, è una constatazione. Se uno mi ha rotto il cazzo, non lo sto insultando. Gli sto dicendo la mia sensazione mentale, lo sto informando che è cacato il cazzo. Il livello di insulto è ugualmente senza presentare alcuna argomentazione. Ragazzi, quant'è che sto a fare argomentazioni? Mi sembra che sono abbastanza argomentativo. Direi che ha molte difficoltà nella comprensione del testo. La comprensione del testo, ragazzi! Loro si ergono a maestri. Loro danno la patente di... che ti dicono che tu non comprendi. Non è che loro scrivono minchiate, sei tu che non comprendi. Dicono quello che è accettabile. Sono dei giudici, sono dei maestri di scuola. Hai molte difficoltà nella comprensione del testo. Ma che è scritto? Hai una commedia? Che cazzo di commedia? Ha scritto un commento, eppure idiota a mio parere. Purtroppo qui non ti posso allegare un disegno. Ah sì, perché io voglio sapere, ragazzi, quelli che dicono sempre allegare un disegno, una volta vorrei proprio vederlo che disegno fanno, perché non c'entra un cazzo. Vabbè, l'aspetto fisico di un cinese, questo scrivo, l'aspetto fisico di un cinese si può definire orientale. Tu sai distinguere solo l'aspetto un cinese da un coreano, o l'italiano da un greco o da un francese? Qui scrivo io. Vi state rendendo ridicoli. Sì, sono ridicoli. Sempre io. Si parla di aspetto figo in rapporto all'entità. Cazzo, ma che generazione di volpi, fra virgolette. Comprensione. Questo lo scrivo sempre io. Comprensione del testo. Ma vai a cagare. Prima era cinese, poi la nazionale, poi l'identità, ora l'aspetto fisico. Figlio mio, calmati. Purtroppo queste persone non riescono a capire la complessità della realtà. In realtà la nostra identità, a parte l'identità, diciamo, nazionale, è in costante evoluzione. È sempre in evoluzione. Prima cosa che cambia è l'età. La mia identità di ventenne è diversa dall'identità di un sessantenne, che poi è cambiata rispetto a che poi dal mio sesso, sono uomo o sono donna, e per me se sono uomo o donna, anche dalla mia nazionalità, cioè la mia identità culturale, che può essere nel 100% corrispondere al paese dove sono nato e cresciuto, oppure essere un miscuglio di diverse identità, cosa che loro non capiscono, perché dicono che quello è forzatamente italiano, perché se no hanno paura che qualcuno sia razzista verso di loro, quindi loro mettono il politicamente corretto rispetto a quello che è logicamente corretto e quello che ha senso, cioè la realtà è sfumata. Rispondo io: questo ragionamento perfetto e logico è caduto nel vuoto. D'altra parte, se il tuo cervello è stato riempito di stronzate ideologiche di sinistra globalista, non c'è più spazio per il buon senso. Si chiudono a riccio, ripetono le minchiate, l'indottrinamento, inclusività, comprensione, testo, patetici. Poi un certo Amerino Marino Pangoncelli, per lui fuori da punto Italy, perché Italy in inglese? Dono tutti uguali, sono. Prima cosa, quando scrivete una cosa, almeno rileggete e vedete se ci sono errori di battitura. Consiglio, Cos'è l'identità qua? Cos'è l'identità? Cos'è? Fammi esempi. Ma perché devo fare esempi? Una persona che è nata e cresciuta in Inghilterra ha una identità diversa dalla mia, genericamente. Poi è ovvio, ci sono le variazioni della singola persona, ogni persona ha un carattere, un'indole diversa, non è che tutti gli inglesi sono uguali, però genericamente io mi aspetto, un certo, avendo avuto esperienze di vita, che i greci abbiano un certo atteggiamento, ed è conformato dai fatti. I greci tendono a non parlarti greco, io parlo greco, parlavo, poi non le fa cagare. Anche se tu lo parli bene, tendono a parlarti inglese. I turchi tendono sempre a parlarti turco. I russi ti chiedono quasi sempre come mai impari il russo, qual è il tuo livello di russo. Ci sono delle, mi viene in inglese, commonalities, cose in comune. Ok? Non è che la cultura è irrilevante, è un aspetto, ok, della nostra identità.
poi ci sono delle eccezioni. Io su certe cose non sono italiano per niente, altre non me ne rendo conto e lo sono. Ma non mi dite che uno che ha i genitori cinesi, i genitori cinesi che l'hanno cresciuto, è completamente uguale a uno che non ha genitori cinesi che l'hanno cresciuto. È ovvio che sia diverso. Poi per il resto può essere italiano con una sfumatura diversa. Qual è il problema? Perché dovete appiccicarlo? Se sono loro i primi a dirlo, io sono cinese. Non dice io ho l'aspetto, loro dicono i primi a dire sono cinese. Si fanno questi discorsi perché avvertono questa doppia identità, ok? Sono sicuro che se questi fossero stati adottati e non avessero mai visto la Cina, e non avessero mai visto i loro genitori cinesi, e non fossero mai stati in un ambiente cinese, non parlassero la lingua, io direi sì, questi sono al 100% italiani. E certo, per me i genitori e la famiglia ha un suo una grande importanza, che adesso non potrei stimare 20, 30, 40%, ma una grande importanza. Questo è un altro? Sempre Marino Pagoncelli. Io so distinguere un settentrionale da un siciliano. Allora? Grazie a cazzo, non è un accento diverso. Il danno è stato fatto e non sarò a riparare. Sì, il danno è stato fatto, cara Winston Churchill. Perché tu ti stai comportando per cose che ti sono state inculcate ideologicamente. Se avessi una mentalità libera, diresti: questo sta facendo un discorso, come sto facendo io, sul fatto che la loro origine cinese li rende diversi da uno che è nato e cresciuto in Italia e genitori italiani. Per il resto sono assolutamente italiani, ma hanno una percentuale di differenza. Qual è il problema? Non volete accettare che una persona che ha genitori cinesi sia diversa da una persona che non ha i genitori cinesi? Certo che è diversa. Non c'è niente di positivo o di negativo, è semplicemente un dato di fatto. Volete negarlo, volete farli diventare a tutti i costi italiani al 100% perché ci avete paura che qualcuno non gli neghi il fatto di essere italiano perché hanno l'aspetto cinese. Vedete il razzismo dove non c'è, vedete il male dove non c'è. E questo vi rende la vita di merda, perché litigherete con delle persone come me che non hanno il minimo problema con i cinesi. Secondo me ce l'avete voi che gli volete negare questo aspetto culturale per rendere artificiosamente italiani al 100%. Tu sei italiano? Perché sennò qualcuno eventualmente gli potrebbe negare il fatto di essere italiani grazie all'aspetto fisico. Mi sembra quelli che fanno le profezie e che si autorealizzano. A furia di parlare di danzismo, lo generate più di quello che è. Tu hai espresso la tua, dovresti evitare di insultare. No, sei stata tu a dire che non sono in grado di capire. Cosa io non sono in grado di capire? Perché tu sei in grado di capire? Noi abbiamo espresso la nostra. No, voi avete assunto un atteggiamento di sufficienza, di passivo-aggressivo, un senso di superiorità, e mi avete anche in modo indiretto fatto passare per un razzista, che voi siete quelli che difendono i cinesi. In realtà voi siete quelli che, a voi in realtà non frega un cazzo di una persona che abbia anche una cultura cinese, vorreste che non l'avesse, ok? Così nessuno può essere razzista con loro. Invece di dire sono diversi, ma io posso accettare la diversità senza che questo sia generale, il vostro modo di affrontare un ipotetico razzismo è evitare la diversità, che secondo me, a me sembra quello razzismo. Che cazzo, questi sono cinesi, sono due cinesi, lasciali essere parzialmente cinesi, cazzo. Non dobbiamo pensare allo stesso modo. Ma manco per cazzo penserei con te. Due evoke. Difficile di conclusione. Facile, vabbè. Uh,
Lascia pure. Ah, dico che lei ha iniziato a insultare dicendo che ho difficoltà di comprensione. Un'altra cosa, l'insulto non è usare parolacce, è far intendere che una persona sia in qualche modo minore rispetto alla media o minore a te. Dire a una persona ti devi far curare, ha difficoltà di comprensione, è un insulto, è chiaro? Anzi, è un insulto peggio di dire hai rotto il cazzo o sei uno stronzo, è chiaro? Perché almeno chi ti insulta direttamente ha il coraggio di insultare. Questi sono quelli che ti vogliono insultare, però vogliono passare per persone che non insultano. Che sono, si chiama ipocrisia o atteggiamento passivo-aggressivo. Meglio, infatti ho scritto, meglio un insulto diretto motivato che insultare come fai tu senza avere le palle per farlo usando parole dirette. Poi infatti scrivo, se non capisci l'italiano è un insulto. Insulto è dato dal senso della frase e i tuoi sono inevitabilmente degli insulti. Non so chi vi ha messo in testo, in testa, scusate, ho sbagliato pure io qua. In testo, in testa. Che se non usi parolacce non è un insulto. Se io dico che tua madre vende il proprio corpo a degli stranieri, gli hai dato del figlio di puttana. Ma è anche più insultante detto così. Se non sa rispondere con argomentazioni ma insultando chi la pensa di... Sono loro che non hanno argomentazioni. Gli insulti non mi fanno né caldo né freddo. Ma certo che ti fanno caldo e freddo. Tu ormai c'è la tua... I tuoi bei paraocchi. E che le... Ah, sentite, sentite. Poi inizia con... l'ho segnalata, sicuro. Se continua approccio così, il culto che lo otterrà nella vita, che le persone eviteranno di parlare con te, nessuna voglia di stare con persone aggressive verbalmente. Ma perché la gente ha voglia di stare con le persone che si credono sto cazzo e hanno atteggiamenti paternalistici? Le persone possono avere opinioni diverse, dove essere confrontate. Ma tu come inizi a confrontarti? Dicendo che l'altra persona non capisce un cazzo, non capisce in italiano, non è in grado di comprendere quello che dice? Abbassi la sua aggressività. Io sono aggressivo. Io sono me stesso, non sono un falsone. La relazione, argomentarsi da voi, sentite, a parte che se meriti un insulto fa parte della vita, ma ripeto, oltretutto, hai iniziato tu a insultare con frasi del cazzo. Sentite, sentite, sentite l'ultima, stai tranquillo, che se non impari a comportarti con le buone, troverai chi te lo insegnerà con le cattive. Allora, ti augura di essere picchiato da qualcuno. Questa è questa gente che fanno i buoni. Tutti quelli che fanno i finti buoni sono esattamente il contrario. Non gli ho fatto il test dell'Illinois per sapere che ci dà questo di quello, come nessuno l'ha fatto a me e a te. Se nasci in Italia, vieni in Italia e sei integrato nella società italiana, in questo fa di te italiano. No, no, no. Sei un italiano con anche un'altra identità. Cazzo. Ma secondo voi, cioè, io che mi vedete? Se i tuoi genitori sono del Bangladesh, sei nato in Italia, e se i tuoi genitori sono della Cina, sei nato in Italia, avete una altra identità? O volete buttare al cesso subito, nella prima generazione, tutta questa altra identità? Ragazzi, io non sono un grande fautore dell'ebraismo, di come è stato interpretato l'ebraismo, specialmente a Israele, e quello che stanno facendo. Però secondo questo atteggiamento voi dovreste eliminare gli ebrei, perché gli ebrei mantengono una seconda identità dopo centinaia di anni, se non migliaia. Cioè questi mantengono una propria identità dopo centinaia di anni, e poi rompete il cazzo se uno si sente anche cinese se i genitori sono cinesi. Infatti una persona ha scritto, cittadino sicuramente sì, ma le origini sono... questo... Le origini non puoi cancellare. Sai che tristezza se tutto il mondo avesse gli stessi tratti somatici? Se tutti avessero la stessa cultura.
un'altra ha scritto: via con questo falso buonismo, è chiaro che il legamento italiano è del 200%, 100%, più del 100% non esiste, anche un po' culturalmente, visto che è nato e cresciuto, che c'è nato, è anche un po', no, diciamo che è quasi culturalmente completamente italiano, con una percentuale cinese. Ma perché dobbiamo impedire a una persona di avere anche un'altra identità e appiccicargli al 100% un'identità italiana quando non lo è? Io parlo anche inglese, la mia identità è data in parte anche dal greco, è data anche da quello, e non, e sarò diverso da uno che parla anche tedesco e che magari ha la madre tedesca. Poi essendo nato e cresciuto in Italia, abbiamo in comune un 80, un 90% di terreno comune, ma lasciateci quel suo 10-20% di diversità, porca puttana. Ho due persone che hanno un minimo di buon senso, scusate lo sfogo, quanto cazzo ho parlato, 41 minuti. E adesso basta, mi sono tolto questa cosa da groppone, torno a fare quello che devo fare, e sti cazzi.